Pippo Sam 6 Perfection. Seconda fila 8 Primera Font, 9 Polis Ottavon, 10 Pledigi di Falco, 11 Pellet Va, 12 Falcinella HBD, 13 Piccola Griff, 14 Parisen e Mene. Terza fila da sola con 15 Penna Bianca. Sbaglia Pellet Va, numero 11. Parte piano Pippo Sam. Al comando Poseidone MN che scavalca Polli di L. Pietro. Per la linea esterna Perfection, poi Primera Font dalla seconda fila Parisien MN. 14 il lancio di Poseidone MN che affronta in vantaggio la prima curva. Polli di L. scavalca Pietro e si sistema in seconda posizione. A largo rimane Perfection. Per linee esterne, mentre sbaglia il leader, c'è Parisien MN, 29 e mezzo i primi quattro, la squalifica per Poseidone MN, Polli di L si ritrova leader, Perfection che chiede strada, la ottiene dopo circa 600 metri. I primi sei completati dal nuovo battistrada in 45. A largo rimane scoperto Parisien MN che offre punto di riferimento a Falchinel, HBD e Poles Ottabon. In seconda posizione c'è Polli di L che precede Pietro, sbaglia improvvisamente anche Primera Font dopo mezzo miglio in 1-1 e mezzo, 16-3 la frazione impiegata. Ha potuto rifiatare il leader Perfection che guida sul penultimo rettilineo a lunga ora. Parisien MN che si getta di galoppo al chilometro in 1-16-9, Polli di L così si ritrova secondo. A largo risale Falchinel HBD e chiuso Pietro in quinta posizione, Polles Ottabon, poi Pippo Sam. Il paletto di fronte alle tribune coperto in 14-9 da parte di Perfection che mantiene a lunghezza e mezza su Polli di L. Poi Falchinel HBD, Pietro che accenna a muovere a largo quando i cavalli entrano in retta d'arrivo. Perfection che si presenta con un margine netto, Polli di L che è seconda. Finisce bene a centropista Pietro che attacca Falchinel HBD per Buchi Pippo Sam. Perfection che domina la compagnia. Mentre per il secondo posto Pietro rimonta Polli di L e la costringe alla fotografia. 2-1 è una linea sul mio cronometro, 29-2 la chiusa, 1-15-6 la media al chilometro. Perfection da Catch Antonio Di Nardo sul figlio di Civil Action che sfila. Dopo poco più di mezzo giro riesce a controllare agevolmente sino al traguardo, mentre per quanto riguarda la seconda moneta di dentro Polli di L a largo arriva forte Pietro. Andiamo a rivedere le battute conclusive con Pietro che forse pizzica l'avversaria, pertanto 6-1-2 l'arrivo ovviamente ufficioso della prima corsa di Taranto, vinta dal numero 6 Perfection con Antonio.